Nella profondità del pianeta c'è del magma, si presume che ci sia del magma infuocato, ma più che infuocato monotono. Da un certo punto in giù nel pianeta c'è della roccia, poi della roccia fusa, del magma, c'è vita, non c'è niente, è tutto molto monotono. È sulla superficie del pianeta che ci sono fiori diversi, alberi, persone, fiumi, monti, mari. Nella profondità del mare c'è niente, c'è buio, non c'è vita, i pochi pesci che si spingono a vivere più giù sono bianchicci. Non c'è colore, stanno male, penso che facciano una vita monotona. Non c'è niente nella profondità del mare, niente di interessante. La vita, i colori, la luce sono sulla superficie del mare. Nella profondità del cervello è tutto uguale. La parte interna profonda del cervello è quella degli istinti primordiali, è uguale nell'uomo come nel cane o nel serpente, ci sono le cose elementari che fanno funzionare le cose elementari, tutto uguale, ci saranno quei meccanismi che fanno respirare, digerire, non lo so, il cane, il serpente, l'uomo. E sulla superficie del cervello, pare in uno strato di pochi millimetri, che c'è tutta la varietà del pensiero umano, l'arte, i sentimenti, la poesia, l'invenzione, è tutto sulla superficie. Nel profondo del cervello non c'è assolutamente niente di interessante. Sulla superficie delle cose, che ci sono le cose belle, emozionanti, interessanti, e anche del corpo umano, vediamo gli occhi, i capelli, la pelle, le mani, il seno, le gambe, non il fegato, i reni, è diversa la pelle, sono diversi i capelli, gli occhi, le mani, i gesti, il fegato, i reni. Anche quelli potrebbero essere diversi da persona a persona, forse in qualche modo lo sono, ma non è interessante. Può interessare solo un anatomista, un patologo, uno che studia le malattie. Non c'è niente di interessante nel profondo. Studiare il profondo può servire forse scientificamente. Così per capire come funziona, perché il pianeta sta insieme. La curiosità di sapere cosa c'è, in fondo la fossa delle Mariane, la densità, la curiosità di sapere com'è il magma al centro della Terra, o anche l'utilità pratica di sapere come funzionano i reni, ma chi è che vorrebbe andare a vederli? Chi è che vorrebbe andare a vedere il buio che c'è in fondo all'oceano? Chi è che vorrebbe vedere uno spappolato rene o fegato? È sulla superficie delle cose che c'è la varietà, il pensiero, la bellezza. Nel profondo non c'è niente, alla fine non c'è niente, è tutto uguale, uguale. Nel profondo tutto è uguale, non dà nessuna emozione, non dà nessuna commozione, non muove niente, il pensiero è monotono, uguale, buio, è in superficie che c'è la luce, i fiori, l'erba, il vento che soffia adesso su questa panchina di Wageningen, una strana panchina, con appoggiato sopra un pacco di metallo, che penso voglia significare qualcosa, c'è anche scritto, adesso vediamolo, è questo,
Ecco, io ero seduto lì, su questa panchina che c'è sopra questo pacco di bronzo, forse, un pacco bronzeo. Vabbè, vorrà dire qualcosa o anche niente interessante. Si chiama Gheda the Bank ed è stata fatta da una tale Arjanne van der Spek di Amsterdam, 1928-1982. Anche Bodendor de Bernardinten, forse è stata messa qui il 10 dicembre 2003, non so, non capisco. Comunque, il buono delle cose è tutto in superficie, nel profondo è tutto uguale, nel profondo non c'è nulla.